Ciao a tutti ragazzi, qua con un nuovo video. Questo è il primo video introduttivo di una nuova rubrica che voglio fare qui sul canale. Ve ne avevo già parlato alla fine dell'anno scorso, che appunto avevo in mente di fare questa rubrica sul canale, soltanto che poi appunto non ho avuto tempo e quindi mi ritrovo soltanto ora a farlo. Non so neanche quando caricherò questo video. Comunque, come avete visto dal titolo, anche se non so ancora che titolo mettere, se magari avete suggerimenti scrivetemi qui sotto nei commenti. Volevo fare una rubrica dove vi parlavo degli animali, che come sapete è una mia grande passione, sono gli animali in generale. E io ho un cane e un gatto, per chi non lo sa. Un cane ce l'ho da 5 anni, mentre il gatto da pochi mesi, quasi un anno, no, insomma meno di un anno, 9-10 mesi. E quindi appunto mi ritrovo da 5 anni, soprattutto col cane, a affrontare, diciamo, argomenti, affrontare delle situazioni che secondo me possono essere utili a chi magari vuole prendere un cane. Per questa rubrica mi sono ispirata alla rubrica di Ivory Svampi di Silvia, che lei ha fatto appunto un coniglietto e ha fatto questa rubrica su coniglietti che io adoro, anche se appunto non ho un coniglio e non penso che lo avrò mai, però appunto mi piace tantissimo sentire appunto parlare lei delle malattie, insomma dei problemi che possono avere nei conigli. E appunto ho voluto farlo anche io, soprattutto appunto lo farò col cane o più là, insomma, anche con il gatto, con Piero. Appunto il cane si chiama Leo e il gatto si chiama Piero. Del cane ho fatto anche il tag del mio amico peloso, se ve lo lascio qui. Del gatto ancora no, perché appunto è da poco che ce l'ho, però magari lo farò anche con lui. Ho già alcuni argomenti per quanto riguarda appunto quella con il cane, dei video con il cane, perché allora un argomento che può interessare insomma un po' a tutti è quello degli antiparassitari. Siccome appunto adesso andiamo incontro all'estate, è molto importante proteggere il nostro cane come anche il nostro gatto. Quindi comunque io vi parlo del cane perché ho avuto più esperienza, vi parlo un po' di tutti gli antiparassitari che ho usato io in questi 5 anni e anche vi parlo anche quelli del gatto, perché comunque appunto sto iniziando con quelli del gatto. E poi volevo parlarvi anche in un altro video di l'alimentazione di Leo, del cane, perché lui è ipoallergenico, è allergico ad alcuni componenti che metto in alcune scatolette e appunto li provano con alcuni problemi, e quindi lui mangia soltanto cose ipoallergeniche o monoproteiche, che sono gli stessi scatolette che si danno ai cani che soffrono di malassorbimento. Malassorbimento soffriva la canina che abbiamo trovato l'anno scorso, che poi è morta dopo 7 mesi. L'avevo trovata per strada e l'ho appunto tenuta io, Kira, e quindi anche lei appunto soffriva di questo malassorbimento. Quindi diciamo che posso raccontarvi un po' la mia esperienza, insomma, con questa cosa qui. Ovviamente ci tengo a precisare che tutto quello che vi dico io è quella mia esperienza e vi dico appunto quello che è successo a me, e non sono un medico, quindi non posso dirvi, cioè voi non potete basarvi sulla mia esperienza per decifrare insomma cosa ha il vostro animale. Quindi appunto tutto quello che dirò è la mia, diciamo che è un dei video dove vi racconto la mia esperienza, nulla di più. Insomma, non è che potete prendere questo come delle analisi veterinarie, insomma, di un dottore. Avevo anche in mente di fare magari qualche video su per quanto riguarda i gatti, sulla castrazione, perché appunto io Piero già l'ho castrato, maschio lui, l'ho già castrato, e anche se diciamo che non ci sarebbe molto da raccontare, comunque se vi può interessare ve lo dico comunque. E un altro video ancora per quanto riguarda i cuccioli che fanno la pipì in casa, perché appunto con lei ho avuto anche lì dei problemi quando appunto era cucciolo, per fargli capire di fare la pipì fuori. Comunque appunto ve lo racconterò in altri video. Scrivetemi sotto nei commenti se magari avete anche altri video che volete che faccia, perché comunque chi ha un cane più o meno sa le fasi che insomma uno deve affrontare. E poi magari appunto, come magari ho inserito il cane e il gatto insieme, sì, è Leo che continua a muovere il cavalletto, appunto io ho inserito Piero dopo il gatto insieme al cane, dopo insomma tanti anni che il cane era sempre stato solo. E insomma, scrivetemi sotto nei commenti tutto quello che volete sapere nei prossimi video. E volevo anche dirvi che appunto io faccio sempre a contatto con gli animali, perché io faccio volontariato in canile e un'altra volontaria è anche educatrice cinofila, quindi appunto mi sta, diciamo, un po' inserendo appunto nel mondo dell'educazione dei cani. Nulla di che, nel senso, le cose di non farlo tirare al guinzaglio, di mettere seduto terra, insomma le cose che quando il cane non deve fare, quelle cose come farglielo capire. Quindi diciamo alcune nozioni le conosco. Quindi comunque per qualsiasi domanda scrivetemi sotto nei commenti, di nuovo ve lo dico. Nulla, spero che questo video, questi tipologie di video vi possa essere utile in qualche modo.